Vorrei che tu ti fermassi un attimo con me, perché vorrei presentare il professor Napoleone Ferrara, che è un grande onore per la scienza italiana. Professor Napoleone Ferrara è italiano, siciliano, laureato a Catania, si è poi trasferito in America e ha fatto importanti scoperte di una, io vorrei che poi tu lo spiegassi in termini più scientifici, comunque di una proteina che in qualche modo è legata all'NGF, si chiama VEGF, e questo l'ha portato a vincere il premio Lasker, che è considerato nel campo delle neuroscienze il premio più importante, l'anticamera del Nobel, e anche un premio che si chiama Breakthrough Prize in Life Science Innovation, che è il più ricco premio al mondo scientifico. E ecco, con grande piacere che vi presento il professor Napoleone Ferrara, e forse tu puoi dire una parola di passaggio tra l'NGF e il VEGF, meglio di me. Beh, direi che è una diretta continuazione del grande campo dei fattori di crescita, e direi che in qualche modo, se ricordo bene, se capisco bene, parte della tua presentazione riguarderà proprio l'uso di anticorpi per bloccare un effetto angiogenico, e questo mi ricorda in qualche modo, anche se indirettamente, l'uso degli anticorpi anti-NGF per produrre immunosimpatectomia, che è uno dei primi eventi sperimentali in questo senso qua. Quindi, ecco, io volevo ancora dire una cosa, sai, professor Ferrara, intanto che attraverso il suo studio il professor Ferrara è riuscito a sviluppare una cura estremamente innovativa per i tumori, e credo che questo sia una cosa importantissima. Grazie. Beh, io mi scuso se non parlo italiano, non faccio la lecture in italiano, a quest'ora, dopo 30 anni che manco all'Italia, il mio italiano scientifico è un tantino arrugginito, magari dopo 2 o 3 giorni sarebbe meglio, quindi parlo in inglese. So, I would like to say the first of... Innanzitutto desidero dire che è un grande onore per me essere qui, essere stata invitata a tenere questa lezione per celebrare la vita di Rita Levi Montalcini, oltre che i risultati le ho ottenuti. Sebbene io non sono un neuroscienziato, e devo dire, ho avuto il piacere di incontrarla personalmente, era comunque stata una leggenda in questo campo, è fantastico questo, per cui il mio campo di interesse è stato la vascolarizzazione, la neovascolarizzazione. Innanzitutto desidero sottolineare che si tratta di un processo biologico fondamentale. La prima diapositiva illustra il fatto che la vasculogenesi e l'angiogenesi cominciano nell'embrione e procedono anche nella vita adulta. Il sistema cardiovascolare è il primo sistema di organo che si sviluppa nell'embrione e precede tutte le altre gli organi, compresi il sistema nervoso. La ragione è molto ovvia, perché il sistema cardiovascolare consente il rilascio di nutrienti, di ossigeno e molti fattori che sono essenziali per la proliferazione cellulare. È infatti quindi un processo fisiologico fondamentale. E d'altra parte credo che sia anche importante sottolineare che i primi studi che hanno esaminato i meccanismi di regolamentazione della vascolarizzazione sono stati realizzati nei tumori. Questo è uno studio seminale, fondamentale, realizzato dai giganti del passato, lo studio pubblicato nel 1939. Questo primo ricercatore dell'Università di Rochester ha utilizzato quello all'epoca era la tecnologia allo stato dell'arte, una camera trasparente, l'utilizzo che è un precursore del microscopio, questo tumore, e hanno osservato qualche giorno dopo l'impianto del tumore che c'era il tumore al centro, questo apporto vascolare stesso, questi vasi tortuosi che riempiono il tumore. Questo è stato interpretato, questo fenomeno particolarmente importante per la crescita tumorale, il trapianto in cui non c'era la neovascolarizzazione non è riuscito a prendere luogo. E questa è stata un'osservazione molto importante, dicevano, quindi che il tumore probabilmente elabora una crescita dei vasi sanguigni, un fattore angiogenico. E questa è stata un'idea fondamentale, molto difficile da seguire all'epoca. Un altro contributo fondamentale è stato realizzato meno di un decennio dopo da Isaac Michelson, oftalmologo, fondamentalmente basato sull'osservazione clinica e patologica nella retinopatia diabetica e in altre patologie.
che ovviamente sono caratterizzate da ampia proliferazione vascolare. Lui ha ipotizzato che si tratta di una retina che produce un fattore angiogenico chiamato successivamente fattore X. La sua osservazione è stata così profonda che ha osservato che nella retinopatia diabetica frequentemente accompagnata da rubbiosi dell'iride, cioè una neovascolarizzazione dell'iride, che significava che la retina produce un fattore che raggiunge l'iride come un ormone. È stato quindi un'osservazione assolutamente fondamentale, ovviamente fondamentale per lo sviluppo nel campo, ma questa molecola, anche se il concetto dei fattori angiogenico esisteva, comunque era un qualcosa di estremamente ipotetico, non c'era alcuna dimostrazione che si trattasse veramente di un'entità reale fisica. E voglio sottolineare il lavoro di Rita Levi, John Talcini e i suoi colleghi qualche anno dopo hanno avuto un'influenza importantissima sul campo, perché sono stati i primi a dimostrare che in questo caso si tratta di un fattore neurotrofico, non è un fattore angiogenico. Hanno dimostrato che c'erano alcune sostanze che potevano essere delle entità fisiche che potevano essere purificate, isolate, e molto importante in questo primissimo studio pubblicato nel 1954 può indurre questo sviluppo neuronale intenso. Questa è un'osservazione importante, ma non dimostra, come già stato sottolineato, che si tratti effettivamente di un effetto psicologico, potrebbe essere un effetto puramente farmacologico. Qualche anno dopo hanno utilizzato un anticorpo che ha potuto dimostrare in maniera elegante che bloccare questo fattore, ovviamente l'NGF, può avere un effetto molto importante perché inibisce lo sviluppo del sistema simpatico. Questo è stato chiaramente un importante progresso nel campo che ha guidato la ricerca. Quando ho cominciato a lavorare in questo campo, alla metà degli anni Ottanta, c'erano già moltissimi fattori angiogenici ben caratterizzati. Soprattutto l'NGF acidico è acido e basico, si tratta ovviamente di una lista alquanto incompleta. Ci sono circa 10 o 15 fattori angiogenici, come sottolineato in questa citazione di questa revisione di Mike Lasmore. Non è chiaro quel suo faccia questa molecola, perché indurre l'angiogenica quando si applica un bias, ma non c'è stata chiara evidenza che lo schema di espressione di questa molecola si correli con la neovascolarizzazione. Sono stati fatti dei tentativi per bloccare questo fattore con un anticorpo neutralizzante che ha avuto praticamente nessun effetto. Un decennio dopo, il knockout della FG o al BFG è stato quindi un qualcosa che ha dato l'idea e ha reso chiaro che ci fosse una lacuna, un qualcosa che mancava, e questo è arrivato, ed è qui che è arrivato il mio contributo post-dottorato che io ho iniziato nel 1983. Il mio lavoro era in un campo completamente diverso. Lavoravo nell'endocrinologia, ho cominciato a operare e lavorare nel laboratorio del professore Scapagnini all'Università di Catania, e abbiamo studiato la neuroendocrinologia e la neofarmacologia, quindi un qualche collegamento con questi primi lavori. Uno dei progetti era quello di studiare le cellule nella ghiandola pituitaria, vengono chiamate cellule follicolari. Vedete, queste cellule sono le cellule pituitarie classiche che producono il monotipico tipo la prolattina. Queste cellule non producono ormoni, questo tipo di organizzazione che in un certo senso finiscono frequentemente vicino ai capillari, e questo per esempio è un capillare
le cellule stellate follicolari hanno questo rapporto intimo con le pilari, nella misura che, in cui alcuni ricercatori hanno indicato che queste svolgono un ruolo nel regolamentare questa angioarchitettura della ghiandola pituitaria, ed ero molto curioso di questa possibilità. Ho testato anche quello che era, potevano essere i mezzi, il medium per la condizione. È stato fantastico da osservare, perché inducevano un'intensa risposta neovascolare. Ci sono voluti anni ed è stato molto fortunato a isolare questa molecola. L'ho fatto in parte quando, in post dottorato, e quando sono entrato poi la Genentech nel 1998, ho potuto utilizzare questo lavoro. Adesso non scenderò nei dettagli di questa parte, dal momento che è abbastanza tardi. Voglio dire che questa molecola innanzitutto c'era altamente conservativa tra il topo e l'umano, circa il 90% di similarità. Queste caratteristiche interessanti che suggerivano potesse essere importanti, innanzitutto era veramente una proteina di secrezione, così l'NGF, mentre l'FGF sia acido che basico, non sono una proteina di secrezione. L'angiogenesi è un fenomeno che richiede alcuna diffusione nell'ambiente extracellulare, una formazione, per cui tutto sembra suggerire che il VGF potesse essere importante. All'epoca però non c'era assolutamente nessuna prova, ci sono voluti diversi anni prima di mettere a punto queste evidenze. Queste sono alcune caratteristiche del VEGF, che è un dimero con un peso colorato di 45 kg Dalton, ha una caratteristica o tipo come un mitogeno che ovviamente è coerente con l'effetto proangiogenico, con progressi molto importanti in questo campo. L'identificazione di due recettori di eterosinchinasi per il GF, questo lavoro è stato portato avanti, abbiamo identificato il VGF receptor 1 e il VGF recettore 2, è stato individuato un altro gruppo. Essenzialmente si può vedere da questa diapositiva che il VGF, che adesso viene chiamato VGFA, interagisce con entrambi questi recettori, ma ci sono ulteriori molecole leganti, PLGF o VLGF, che interagiscono in maniera selettiva con il VGF recettore 1 e in altre molecole come il GFC, che possono interagire con il VGF recettore 2. Quindi c'è un'enorme complessità in questo sistema, ma per farla breve voglio dire che in effetti dopo due decenni il ruolo del recettore 1 del VGF è alquanto controverso, può fare cose diverse a seconda dello stadio di sviluppo, ma il recettore, che è caratterizzato come mediatore dell'angiogenesi, è il VGF recettore 2, il classico tirosin chinasi. Un'altra cosa, un'osservazione interessante, la prima volta realizzata da Mike Langsworth e Gara Junnerfeld ed altri, e sono riusciti a dimostrare che oltre a questo recettore di tirosin chinasi c'è un qualche recettore, una polemica che è inizialmente caratterizzata dai neurobiologi, i recettori di alcune molecole a guida di Axon che possono interagire con una variante del VGF. Sottolineato che questo è un concetto molto interessante, ci sono molte similitudini molecolari fra neurogenesi e l'angiogenesi, entrambi i fenomeni richiedono uno sprouting, una specie di risposta delle code direzionali. Non è sorprendente quindi che ci siano un qualche meccanismo molecolare comune, anzi ci sono prove che in alcuni casi il VGF stesso può essere un fattore neurotrofico. C'è uno studio che implica il VGF nella sclerosi laterale amiotrofica, anche se in questo momento non so se è effettivamente stato dimostrato, ma è un concetto molto interessante. Come si è detto prima, il fatto che la molecola ha un qualche effetto quando viene applicata in un sistema sperimentale in nessun modo dimostra che sia fisiologicamente importante. Questo studio è stato pubblicato 17 anni fa dal mio gruppo, oltre che da altri gruppi in Belgio, e ci dà questa chiara prova che il VGF è importante, è una molecola fondamentale nell'angiogenesi, è il knockout del VGF, come vedete qui. L'animale normale che ha sì che il
VGF, questo pattern vascolare sembra essere ben sviluppato. Hanno studiato l'embrione in cui c'è soltanto uno dei due alleli del VGF. Vediamo. Uno dei pochi geni nel genoma dei mammiferi che ha una parte di attivazione sembra esserci durante questo periodo, c'è questo requisito fondamentale, requisito di rosaggio. Se ti manca il 50%, questo comporta un problema dell'embrione. Se tu porti avanti una manipolazione, puoi comunque avere dei problemi a livello di embrione. Ovviamente la promessa dell'angiogenesi e l'antiangiogenesi, questo fattore angiogenico può svolgere un ruolo nella tumorogenesi, nella crescita tumorale, ed è uno studio che è stato pubblicato quasi esattamente 20 anni fa dal nostro laboratorio. All'epoca non avevamo prove genetiche che poi sono state pubblicate parecchi anni dopo, ma abbiamo realizzato degli anticorpi neutralizzanti del VEGF utilizzando l'IVGF umano come antigene. Abbiamo testato cosa potesse fare questo anticorpo nella molecola tumorale. Una linea cellulare tumorale è impiantata in rati. Non ci aspettavamo moltissimo, perché l'opinione prevalente era che l'angiogenesi è un fattore multifattorale, devi neutralizzare 10 o 20 diversi fattori per avere un effetto pronunciato. Invece questo studio ha dimostrato, se non altro in questo modello, che sono sicuro. Potete vedere la 673 e il G55 è un glioblastoma multiforme, e l'SK, l'MS1, che è il leiomiosarcoma. In tutti questi casi c'è stato un pronunciato effetto inibitorio negli animali trattati con questi anticorpi, qua circa il 90%, il 95% nel rhabdomyosarcoma. Questo combinato con la prova genetica nell'embrione si suggerisce, questo è un sistema molto importante. Questo è un altro studio realizzato nella microscopia intravito, che ci ricorda di questi primissimi studi fatti nel 1939, ma sicuramente sono molto più sofisticati in termini di tecnologia. Dimostrano che a sinistra vedete la neovascolarizzazione di animali trattati con un anticorpo di controllo in momenti diversi. Vedete, c'è questo sviluppo intenso dei vasi vascolarizzati che sono sempre più tortuosi, e poi c'è questa quasi completa inibizione della neovascolarizzazione. Quindi l'esperimento essenzialmente dimostra quello che abbiamo fatto, veramente bloccare l'angiogenesi, e questo è il meccanismo di questa soppressione tumorale. E questo illustra, senza scendere in ulteriori dettagli, che esistono molti fattori che appregolano il VGF nell'ambiente microinvente tumorale. L'ipossia è uno dei fattori più importanti, poco ossigeno induce un forte VGF, e questo vale anche per tutta una serie di citochine. È basata su tutti questi dati che vi faccio vedere in piccolissima parte, e sono molte pubblicazioni che, da parte del mio laboratorio e anche da molti altri laboratori. Abbiamo pensato che bloccare il VEGF potesse essere non soltanto un esercizio preclinico nei ratti, ma poteva essere anche terapeutico, per cui le molecole che abbiamo scelto di portare alla clinica sono stati anticorpi umanizzati che sono tratti dagli anticorpi in questo modello murino. L'umanizzazione sembra essere un qualcosa di complesso, la tecnologia, e tecnologicamente rappresenta una sfida, ma concettualmente essenzialmente è molto semplice. Consiste in innestare le regioni che sono coinvolte nelle legare l'antigene, che rappresentano soltanto il 5% del totale degli anticorpi, in un quadro umano, e in una condizione ideale questo anticorpo avrà lo stesso caratteristiche di legame con l'anticorpo, ma non è immunogenico. Non può iniettare un anticorpo murino nell'essere umano, perché ovviamente questo induce una risposta immunitaria fortissima, per cui questo anticorpo è chiamato Bevacizumab o Avastina. Eh,
per farla breve, vi faccio vedere soltanto una parte dei dati clinici. Il primo, che ha dimostrato che il concetto di bloccare il VEGF può avere effetti sull'essere umano, uno studio che ha presentato circa 10 anni fa, esattamente 10 anni fa, è stato pubblicato nel 2004 nel New England Journal of Medicine, che mostra che aggiungendo questa terapia alla chemioterapia standard rappresenta un beneficio di sopravvivenza nei pazienti che avevano avuto il cancro colorettale metastatico non precedentemente trattato. In pazienti che hanno questi tumori maligni avanzati può rappresentare un grosso beneficio. Questi anticorpi presentano una possibilità di attività nella terapia multilinea, è stata provocata anche per il cancro ai polmoni nell'Unione Europea. Per il cancro alle ovaie ci sono stati dati molto recenti che ha un effetto benefico anche nel cancro della cervice, tumore della cervice, ed è stato un effetto che ha dato una grossa soddisfazione. Non mi metto a suggerire il bloccare il VEGF con l'anticorpo, è l'unico modo per inibire questo sistema, ci sono vari modi, almeno potenzialmente per farlo si può bloccare il legante, il recettore, ci sono tutta una serie di inibitori della chinasi che possono bloccare il signaling soprattutto del recettore VEGF, e oggi ci sono 10 diversi pathway VEGF approvati dall'FDA per la terapia del cancro, oltre che per tutte un'altra serie di patologie di cui vi parlerò fra un attimo, e ci sono moltissime molecole e molti agenti antiangiogenici approvati o in clinical trial. La maggior parte di questi inibiscono il pathway del angiogenico, e questa diapositiva illustra per esempio che è possibile bloccare l'integrine attraverso l'AFAV-integrine, che si ritengono essere importanti nell'angiogenesi. Ci sono anche pathway angiogenico mediato dall'angiopoietina, alcuni fattori di crescita noti come angiopoietina 1 e 2. Inoltre si può bloccare il sistema PDGF, che è molto importante per il reclutamento nei vasi. All'inizio vi ho fatto vedere che una delle ipotesi fondamentali relative all'angiogenesi riguardano non soltanto il tumore, ma la patologia dell'occhio, tipo la retinopatia diabetica. E sono molto fragili i vasi, sanguinano molto facilmente, possono distruggere la retina e possono provocare lo distacco della retina, oltre che la cecità. Per cui all'inizio degli anni 90, quando è stato fatto questo lavoro sul VEGF, che è diventato molto, la domanda era molto ovvia: il VEGF è correlato al fattore X, questo ipotetico fattore X che è stato postulato da questi primi ricercatori. Ci sono stati dati interessanti in questo lavoro pubblicato sul New England Journal of Medicine nel 1994, che danno forte prova correlativa dei livelli di VEGF sono elevati nel vitreo e nel vitreo del paziente. C'è questa serie con 165 pazienti che mostra che c'è questa forte correlazione fra il livello del VEGF e le patologie proliferative attive. E una prova di questo concetto è stata messa a disposizione da un modello animale, modello dell'iride con una neovascolarizzazione indotta da un'occlusione delle venere della retina, trattandolo con l'anticorpo di controllo viene inibita la vascolarizzazione, e c'è in effetti un'altra serie di patologie che sono stati qualcosa che hanno creato problemi più della retinopatia diabetica, vale per esempio la degenerazione della macula correlata all'età neovascolare, che provoca la cecità nei pazienti anziani. Anche una piccola lesione, una crescita piccola dei vasi nella macula, che è la regione che è piena di fotorecettori, che serve l'acutezza visiva, può avere un effetto devastante. Vedete, questo disegno mostra i vasi sanguigni che
che partono dalla neovascolarizzazione corroidale e questi vasi ovviamente sanguinano e possono ridurre i fotorecettori. Questo è quello che succede con un paziente che ha una degenerazione della macula correlata all'età, dove la visione periferica è relativamente conservata. Quello che viene colpito soprattutto è la visione centrale, che è molto importante per esempio per guidare, per qualsiasi cosa. Quindi la qualità della vita viene colpita duramente. Quindi nel 1996 abbiamo pensato a sviluppare una terapia anti-VGF anche per la degenerazione maculare provocata dalla età. E questo è stato un po' un atto di fede, perché ovviamente l'effetto era molto meno evidente rispetto alle patologie ischemiche della retina. Con una piccola lesione si poteva fare fondamento soltanto su piccoli campioni chirurgici. Abbiamo messo a punto un FAD derivato dal bevacizumab, un processo di maturazione per affinità. Potete vedere qui queste palline che rappresentano la mutazione all'interno del bevacizumab. Queste mutazioni hanno portato qualcosa al di sopra dell'anticorpo originale. Abbiamo pensato di testare questo anticorpo nei pazienti e una dei trial clinici, numerosi trial clinici, l'endpoint che si misura è molto semplice: la acutezza visiva in un bambino. Ci sono una serie di elementi che sono sempre più piccoli. Questi pazienti sono stati trattati, curati o con un controllo che non era un placebo, ma all'epoca era lo standard, la terapia standard, una terapia fotodinamica in verde, e poi con i due gruppi di ranibizumab 0,3 e 0,5 mg iniettati ogni mese. Come vedete, la terapia fotodinamica ha un scarsissimo effetto, un effetto modestissimo all'inizio, e poi c'è una perdita della vista che non può essere fermata, essenzialmente molto simile quindi al placebo. Invece ciascuno di questi gruppi con due dosi con ranibizumab, non soltanto qualcosa assolutamente inattesa, non soltanto ha bloccato la perdita della vista, ma ha aumentato la acutezza visiva. E questo farmaco è diventato adesso terapia standard, è stata inizialmente approvata nel 2006 e poi è stata approvata in altre patologie neovascolari che non mi metto a descrivere a causa della mancanza di tempo. Quello che trovo molto interessante adesso che ci sono degli studi epidemiologici, alcuni modeling che suggeriscono che comparare l'outcome di un paziente con la degenerazione della macula prima della disponibilità di questo farmaco e il modeling di tutti i pazienti trattati con questa terapia, l'AMD neovascolare non è più la causa principale di cecità nelle persone al di sopra dei 50 anni. Un risultato sorprendente. Vorrei chiudere, ma è tardo, quindi non voglio perdere ulteriore tempo. Qual è l'impatto degli inibitori VGF sulle patologie umane? Sicuramente c'è stato un beneficio in diversi tipi di tumore, in una serie di tumori maligni. Sicuramente però non siamo riusciti a curare il cancro. La sua terapia ci aiuta, ma c'è un limite in questa terapia. Non abbiamo ancora un biomarker che ci consente di selezionare i pazienti che probabilmente risponderanno meglio. Alcuni pazienti danno una risposta considerevole, ma ancora non è chiaro perché identificati come biomarker. Identificare questi biomarker è una grande sfida per il futuro, e sicuramente si può dire che il beneficio è ancora più considerevole in queste patologie dell'occhio, tipo degenerazione della macula e altre, perché diversamente dal tumore che ha questa instabilità genomica è in grado di attivare questo pathway invasivo in patologie non maligne, è possibile bloccare la neovascolarizzazione. Ma anche questo credo sia un qualcosa che rappresenti una grande sorpresa, perché molte persone hanno ipotizzato che possano esserci malte molecole proinfiammatorie che sono implicate in questo processo bloccare, quindi un fattore magari può avere scarso effetto o forse nessuno. Questo è quello che abbiamo riscontrato in maniera molto empirica: bloccare il
l'IGF ha un effetto importante. E poi credo che ci sia moltissimo da lavoro da farsi, soprattutto stabilire la combinazione ottimale e la durata della terapia. E dulcis in fundo, io credo che esistono ricerca di base fondamentale che va portata avanti, per esempio nel tumore. Molti laboratori, vi compresi il mio, si stanno impegnando in maniera attiva per cercare di capire quale essere il pathway proangiogenico alternativo che può mediare la resistenza o la refrattarietà alla terapia anti-VGF. Va molto, bisogna fare molto. E poi voglio collaborare, ringraziare moltissimi collaboratori. Questo lavoro va avanti da circa 25 anni. Ovviamente non posso citare tutti quanti, questi sono i più recenti collaboratori che hanno dato un contributo fondamentale. Voglio ringraziare tutti quanti voi per la vostra attenzione. Professor Ferrara, una ultima domanda. Ecco, questi farmaci di cui lei parla sono già disponibili sul mercato? Sì, sono disponibili da molti anni, anche in Italia sono disponibili, sono approvati anche in Italia. Bene, allora io la ringrazio moltissimo, le faccio tanti complimenti. Grazie. È stato un vero onore, un piacere averla qua. Un onore mio.